cresce tutto in una volta e diventa lunghissima, cioè diventa altissima e diciamo che appare più matura rispetto alle sue coetanee, diventa appunto più alta, le spuntano le tette e a 12 anni sembra già una ragazza. La prendevano un sacco per il culo per questo motivo, quindi lei dal primo anno delle medie ha subito un bullismo estremo a causa del suo aspetto fisico, perché era un cesso, le davano della bruttezza, le dicevano che... Buonasera, buonasera ragazzoni, spero che stiate tutti bene Cominciamo con la storia di oggi, via, che sennò qua si cazzeggia troppo e mi perdete la concentrazione, dopo vi viene il sonno Allora, tac, questa è la vera Sonia Caleffi Quell'altra si chiamava, quella che ho messo nella storia, si chiama Daniela Poggiali. E lei ha una storia incredibile, in realtà, perché è ancora più assurda eh, di, di se fosse stata veramente un angelo della morte. Sonia Caleffi, per l'appunto, è una serial killer. Una serial killer tutta made in Italy e anche non troppo lontana nel tempo, perché stiamo parlando del 2004. Comunque ehm, Sonia fa parte di quelli che in criminologia chiamano angeli della morte. Gli angeli della morte sono dei serial killer che solitamente lavorano, anzi sempre, lavorano in delle strutture sanitarie, quindi hanno delle professioni sanitarie, quindi sono, non so, dottori, infermieri, operatori sanitari vari, eccetera. Comunque persone addette a occuparsi della salute di pazienti. Che eh, ripetutamente uccidono i loro pazienti e sono, come dire, i delitti perfetti proprio perché la vittima eh, non se la devono neanche andare a cercare perché è la vittima stessa che si mette nelle loro mani e ripone in loro enorme fiducia. E anche i familiari e tutto il resto. Quindi eh, è difficilissimo scovare un angelo della morte. Soprattutto se uccide eh, persone che erano lì lì tra la vita e la morte, molto, molto anziane, con problematiche, eccetera. Quindi chissà, mi viene da pensare, chissà in tempo Covid quanti angeli della morte si sono divertiti e non lo sapremo mai. Chissà, secondo me, sì. Cioè, secondo me. Eh... Non c'era modo di, di scoprirlo perché era un casino totale, e secondo me è stata la fiera degli angeli della morte. Però forse è solo la mia fantasia, eh, non lo so. In realtà le motivazioni che spingevano Sonia erano davvero molto più profonde e adesso andremo a capirle insieme: perché ehm, al di là del uccido le persone perché voglio attirare l'attenzione, c'è dietro la storia di Sonia veramente tanto. cioè. Si può capire bene perché ha fatto determinate cose, capendo la sua storia, come sempre. Cominciamo con la storia di Sonia. Allora, Sonia nasce a Como. Ho imparato che si dice Como. A Como lo dicono Como, anzi lo dico Como. <ride> a Como il 21 luglio del 1970. Lei è figlia unica. E apparentemente è cresciuta in una famiglia normale, serena, non ci sono delle tensioni particolari in famiglia, tra i genitori, eh, non ci sono assolutamente forme di abuso o di violenza e quindi diciamo che sembra tutto a posto. Il padre è un impiegato di pompe funebri e la madre è una casalinga, quindi la madre è sempre in casa, il padre lavora e lavora alle pompe funebri, cosa che secondo me non è stata considerata abbastanza, poi adesso vi dico perché. Con il padre che lavora alle pompe funebri, può rimanere effettivamente non, non colpita da questo, oppure potrebbe rimanere in qualche modo affascinata anche da questo mondo, perché poi lo sappiamo che la morte, voi non vuoi, attira l'attenzione, attira soprattutto... Mm, la curiosità, no? E magari una bambina che è cresciuta. E questa è una cosa che non. cioè, la, la penso io così. eh magari la sua attrazione verso la morte, perché è una cosa che tornerà più avanti. La sua attrazione verso la morte, magari è nata anche in relazione al fatto che c'era abbastanza contatto dato il lavoro del padre. Però è una mia fantasia, ripeto. Sonia da bambina era considerata una bambina molto dolce, è sempre rimasta un po' timida e schiva, però è affettuosa, diciamo, ha sempre cercato di aiutare gli altri. Aveva questo istinto di voler aiutare gli altri, cosa che tra l'altro si porterà dietro per tutta la vita, fino a che a 14 anni non capirà appunto di voler fare l'infermiera. E si dice di lei che abbia sempre voluto fare l'infermiera nella sua vita. Lei, per quanto riguarda la sua vita scolastica è sempre stata normale dal punto di vista dei prof tutto bene. Quando andavano i genitori a parlare con i prof, ma sì, tutto bene. La ragazza è tranquilla, è precisa, intelligente, studia, e poi è matura. Dicevano sempre: è matura per la sua età Sonia, sì, sì, brava! Eh, però, però, poi vedremo che c'era anche qualche problemino. Comunque lei eh, crescendo sviluppa un rapporto piuttosto conflittuale, più che conflittuale direi triste e molto manchevole con sua mamma, poiché la madre era appunto un soggetto che io definirei forse depresso non lo so era una madre che con lei interagiva poco le dava poche attenzioni non era cattiva non era crudele anzi però non era di certo una madre presente affettuosa presente a livello emotivo presente lo era perché era sempre in casa però non lo era molto a livello emotivo e tra l'altro era una donna estremamente eh, pessimista avete presente mi fa venire in mente il robottino della guida galattica quello Super depresso che vede la vita Come una merda sempre... Ecco Una così e diciamo che La sua frase tipo cioè il suo slogan Era Cosa ci sto a fare io al mondo La vita fa schifo voglio morire Quindi top madre Top allegria insomma E Considerando che il padre Faceva il rappresentante Per un periodo sempre per le pompe funebri Che poi io cioè, viene anche da dire: Ma aspetta un attimo, come, in che senso rappresentante delle pompe funebri? Lui viaggiava molto. Quindi io penso ai rappresentanti farmaceutici o delle altre cose che vanno in giro col prodotto per farlo vedere no, a eventuali compratori. Quindi appunto vendeva le bare, per cui lui andava in giro con le bare. Adesso faccio vedere il nuovo catalogo di bare, che poi sicuramente fanno così. Però è strano da pensare. E sicuramente è una cosa normale per quelli che fanno questo lavoro, ma io mi, 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 mi stranisco, scusatemi. Sonia, tra l'altro, ha, ha un problemino durante la sua crescita, nella fase prepuberale. Cioè, lei cresce tutto in una volta e diventa lunghissima, cioè diventa altissima. E diciamo che appare più matura rispetto alle sue coetanee. Diventa appunto più alta, le spuntano le tette, e a 12 anni sembra già una ragazza. La prendevano un sacco per il culo per questo motivo. Quindi lei, dal primo anno delle medie, ha subito un bullismo estremo a causa del suo aspetto fisico, mi ricorda qualcuno? Eh, perché era un cesso, le davano della bruttura le dicevano che non lo so era sgraziata perché era alta questa cosa qui eh, la mette estremamente a disagio e quindi già magari lei non era proprio aggraziatissima già era insicura di suo in più la prendono di mira lei si sente sempre più insicura si chiude sempre più in se stessa e la sua valutazione di sé crolla sotto le scarpe e capite che bullismo e vai, è urge parlare di bullismo perché in tutte le storie crime o quasi appare questa, questo ingrediente speciale. E quindi, insomma, lei tra l'altro non ehm, tirando fuori il dolore che stava vivendo. Ehm, continuamente presa di mira poiché brutta. E vi assicuro che quando parleremo di bullismo vi racconterò eh, una storia simile alla mia. Mi, mi, mi davano della, della cessa e avevano anche ragione che in quel periodo non ero un granché, però non era necessario. Cioè, insomma, anche se uno non è un fiore, non c'è bisogno di ripeterglielo ogni giorno. Me lo dici una volta, me lo ricordo, eh. Comunque eh, sì, il discorso è questo. Per una ragazza che eh, tra l'altro metteva nell'immagine e nel piacere agli altri una fetta fondamentale della sua esistenza che si vede continuamente eh, sobissata da insulti perché sei un cesso e non vali un cazzo e sei brutta e vergognati di quanto sei brutta e guarda come cammini e guarda che faccia da culo che c'hai e sembri questo e quest'altro lei, nel periodo in cui stava creando la sua identità, e su questo ci torneremo sulla questione dell'identità, la sua identità viene completamente distrutta. In primis perché lei eh, ha subito una svalutazione, un'ignoranza da parte di sua madre, ovvero una madre che magari persa nel suo pessimismo, le dava delle risposte non tanto felici, non se la cagava più di tanto, e quindi lei non aveva ancora idea di quella che poteva essere la sua identità, perché lo sapete che i ragazzini insomma nel momento in cui ci si forma la propria identità è molto importante a fase prepu prepuberale è molto importante integrare sia quella che è l'autostima sia quella che è la stima che gli altri hanno di te in questo modo crei la tua identità mischi quello che tu pensi di te stesso quello che gli altri pensano di te e poi tante volte le cose si commistionano no? ora immaginate che eh, nella psiche di questa ragazza si stava formando questa eh, dinamica e lei vive questo momento. Bullismo, sei brutta. Tra l'altro, eh, una che dentro di sé aveva come valore della donna, la bellezza, la femminilità, la bellezza, gli stronchi quello. A una ragazza le stronchi, una cosa molto importante per quanto riguarda soprattutto l'apparire con gli altri, no? E quindi ovviamente questo bullismo e questa sua autosvalutazione la porta a eh, finire nel turbine della depressione, nell'oblio della depressione e comincia a sviluppare anche disturbi dell'alimentazione, del dell in particolare anoressia nervosa. Quindi eh, smette di, di cibarsi, soprattutto in chiave autolesionistica, cioè lei aveva, uno di quelle, aveva una forma di anoressia che sfociava anche proprio nell'autolesionismo. E a 14 anni eh, le arriva la vocazione, proprio uh, così, eh, per quanto riguarda fare l'infermiera, cioè sua nonna viene ricoverata in ospedale e morirà in ospedale, ma mentre muore... Cioè con lei questo infermiere dolcissimo che si prende cura della nonna e mh, Sonia rimane incantata da questo infermiere che le sta accanto e che la accompagna verso il suo ultimo viaggio e quindi Sonia dice no vabbè sono folgorata da questa figura, da questo angelo che accompagna le persone così e quindi folgorazione voglio fare l'infermiera. E da quando ha 14 anni lei è convinta di fare l'infermiera e farà appunto l'infermiera. Qua quando dico alle persone che hanno le idee chiare fin da subito, cioè mi fanno un invidio incredibile, comunque, forse in questo caso. Mm. Comunque, a 15 anni la sua depressione comincia a diventare tanto profonda che, eh, e la sua anoressia tanto pericolosa che rischia veramente di morire. E quindi il suo medico le impone una terapia psichiatrica che durerà tra l'altro molto a lungo: poiché lei, dai 15 ai 20 anni, farà dentro e fuori dalle cliniche psichiatriche proprio per i suoi disturbi eh, di depressione, e disturbi alimentari, e prenderà anche molte medicine. Tra l'altro, lei. Psicofarmaci per tutta la vita, da quando ha 15 anni. Comunque, lei eh, oltre a essere, insomma, a soffrire di anoressia, aveva delle manifestazioni. Uh, di come dire di attirare l'attenzione cioè lei cercava di attirare l'attenzione manifestando cose come sintomi fittizi malesseri che non c'erano fingeva di stare male faceva il dramma fortissimo e l'unico modo che lei conosceva per eh, comunicare con gli altri per relazionarsi con gli altri era il vittimismo cioè lei conosceva come unica forma d'amore il ti prendi cura di me se sto male. E questo è una classica dinamica, adesso non conosco bene la madre perché lei non è che parla molto della madre, però mi viene da pensare che potesse essere così, uh, è tipico di quei bambini che vengono a, cresciuti in modo anaffettivo da parte del, della madre, in particolare della madre, ma dei genitori, uh, in modo anaffettivo e affettuoso, a volte anche affettuosissimo, solo quando si ammalano. Ovvio, questo è un problema che fa parte del genitore. Cioè, il genitore se ne sbatte il cazzo, no? Indifferenza del bambino perché in qualche modo non, non si sente utile o fondamentale. Ma quando il bambino sta male, oh, finalmente posso fare il genitore amorevole che mi prendo cura, sono l'eroe, no? E faccio star bene mio figlio, gli sto dietro, gli dimostro quanto sono un bravo ehm, genitore. Ecco, questo genera di solito figli che poi diventano degli adulti che riescono a eh, interfacciarsi, a relazionarsi con gli altri soltanto tramite il vittimismo e il dolore perché loro confondono. Il fatto di stare male con il fatto di essere amati, cioè se non sto male, allora io non merito di essere amato. Merito di essere amato solo nel momento in cui manifesto dei sintomi o, o soffro. E quindi vanno avanti a soffrire, soffrire per essere amati. Il problema è che poi tante volte le persone si rendono conto che sta gente fa finta che vuole attirare l'attenzione che non ha veramente quei sintomi, che non soffre come dice. E quindi pian pianino smettono sempre più di dare attenzione. Cioè, al lupo al lupo no. La storia di perino e il lupo uguale. Quindi che cosa succede a questa gente? Che deve alzare la posta se vogliono attenzione e siccome hanno già usato l'escamotage del mi sento male, sono svenuta o il pianto isterico o l'attacco di panico, devo alzare la posta. E qual è la posta più alta per una che si comporta in questo modo per attirare l'attenzione? Dai che lo sapete. Suicidio! Esatto, 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 esatto. Tentativo di suicidio, tentativo di suicidio. Bravissimi, vi vedo belli. Adesso vediamo se siete ancora più sul pezzo. Ora, io vi ho descritto in tutto, in tutto adesso, in questa cosa che vi ho detto. Vi ho descritto dei sintomi che rientrano in un disturbo di personalità. Qual è? <ride> che secondo me ci arrivate da soli. Ah, qual era il disturbo della... Eh, della Sonia, in questo momento. Eh? Perché poi, a momento del processo, avrà un'altra. Eh, avrà un'altra diagnosi. In questo momento. In questo momento. Istrionica, ragazzi. Sì, è istrionica. Infatti, io ehm, avevo pensato. Poi ho detto: Boh, magari mi sbaglio perché alla fine hanno detto border. E poi ho recuperato l'intervista del suo psichiatra che la seguiva in quel periodo, prima quindi degli omicidi, che la seguiva in quel periodo e lui ha detto che da ragazza comunque eh, la sua diagnosi era assolutamente disturbo istrionico e depressione e disturbo dell'alimentazione, chiaramente, eccetera. L'istrionico è quello che ha come, ca come caratteristica, diciamo, più palese il dramma, Cioè è quello che attira l'attenzione stando male... Facendo proprio oh, come soffre lui! Non soffre nessuno. Comunque sia, lei durante l'adolescenza, eh, nonostante aveva, diciamo, tutte queste forme di vittimismo, sintomi, depressione, giornate intere a letto, anoressia, eccetera. Ciò, nonostante, a scuola andava bene, aveva un buon rendimento scolastico e si comportava bene. Questo, eh, il suo disagio, in realtà, non lo manifestava con un cattivo rendimento, ma lo manifestava sul suo corpo, sul suo look. Cioè, lei cambiava spessissimo taglio e colore di capelli, cambiava modo di vestirsi, era sempre tutta molto stramba, però comunque sul pezzo per quanto riguarda il, eh, i risultati a scuola questo vuole anche eh, farvi ragionare su quanto di pregiudizievole c'è nel momento in cui uno dice "ma come faceva a essere brava se era depressa? Cioè come faceva a dividere così tanto le sue sfere dell'esistenza in cui in una cosa era depressa, non riusciva a alzarsi dal letto, ma comunque a studiare per la scuola? Si riesce, cioè anche se uno è malato e ha una profonda depressione Riesce comunque a essere eh, in grado di lavorare o di dare delle performance notevoli? Cioè pensate che ci sono tantissimi artisti che attraversano dei momenti di depressione anche estrema, ma che devono continuare no? a farsi vedere: pensate anche a noi streamer o alle persone che portano avanti una trasmissione in tv quotidianamente, gerry Scotti, secondo voi, Gerry Scotti? Non è mai stato depresso? Però. Lo vedete sempre lì, no? Eh, che fa il suo lavoro e sembra che stia sempre bene, sembra che sia sempre la grande. Questa è una cosa che riescono a fare tantissime persone, quindi eh, non ci stupiamo, ecco, perché vedo che tante volte si stupiscono della, del, della rendita o del magari non sembrare depressi all'esterno eh, di, di persone che in realtà lo sono. A 23 anni, nel 1993, forse una gioia, forse una gioia. Perché si innamora di un falegname di Cernobbio, la nostra Sonia, e lo sposa dopo sei mesi di fidanzamento. Ma, come vi dico sempre, la storia andava meravigliosamente finché erano fidanzati, poi si sono sposati ed è diventata una merda. Hanno cominciato a litigare tutti i giorni, urla, schiamazzi, cose. E io ve lo dico sempre: la principale causa di divorzio è il matrimonio. Quindi. Non sposatevi che durate di più. Comunque niente, si sono sposati e quindi appena sposati, hanno deciso poi di mollarsi perché non andavano più d'accordo. E divorziano. Stanno insieme un anno, praticamente. E divorziano. Sonia era la prima volta che finalmente riusciva a piacere a un uomo. Perché lei poi si sentiva una merda. Si sentiva un cesso, si sentiva inadeguata, si sentiva di non poter essere amata da nessuno. E quando conosce questo qua è talmente, come dire, entusiasta, è talmente, oh mio Dio, che tra l'altro si sposano subito, cioè sposarsi dopo sei mesi di frequentazione, quando non hai neanche mai avuto una storia prima. Cioè, eh, non è proprio il massimo della saggezza eh, o della maturità, però questo vi fa anche capire come non è un cesso, infatti neanche secondo me è un cesso, però lei si vedeva così e gli altri la prendevano per il culo. Uh, questo però vi fa capire anche quanto lei uh, volesse tenersi stretto no? questa persona che uh, non è da, um, da sottovalutare questa sua fretta nel come dire su suggellare i rapporti perché è una cosa che vedremo anche nella relazione successiva e secondo me è dovuta proprio alla sua insicurezza. Nel momento in cui una persona è insicura non merita di essere pensa di non meritare di essere amata ci sta molto di più che voglia in qualche modo, come dire, legarla a sé in modo tale che poi eviti un abbandono, perché poi lei ha anche tra l'altro molta paura dell'abbandono e quello che succede è che viene abbandonata. Quindi immaginatevi la sua più grande paura che si realizza in quel momento, Sonia ripiomba in una depressione estrema dopo il divorzio e la sua insicurezza peggiora molto di più. Lei tra il 1990 e il 1993, nonostante la depressione, il matrimonio fallito e tutto il resto, frequenta infermieristica professionale all'ospedale Valduce di Como che eh, tra l'altro la, lo frequenta durante tutte le sue relazioni, mentre lei frequenta questa infermeristica professionale conosce un radiologo che lo sappiamo che le storie d'amore in corsia lalalala, e ci piacciono molto, quindi niente fa l'amore con il radiologo e dopo poco pochissimo, cioè dopo tipo Settimanine in cui si frequenta sono non so quante. So che c'è scritto dopo poco quindi vorrei dirvi dopo quanto. Ma so solo che è poco quindi ipo ipotizzo che se si è sposata dopo sei mesi è andata a convivere con questo dopo poco, non lo so, ragazzi. Saranno due settimane? Tre? Un mese? No, un mese è già troppo. Aspetta, dopo poco va a conviverci e vanno a convivere a Tavernerio. Che se lo conoscete è un luogo. Uh, pieno di niente, dove c'è poco e, e niente, cioè, po poco. non è che è una città viva. Comunque, lei non aveva bisogno di una città viva perché quello che voleva di più al mondo Sonia era chiudersi in casa, non vedere nessuno e non uscire mai di casa se non per andare a lavorare. Quindi lei aveva questa vita in cui si chiudeva in casa e non usciva mai con nessuno, non frequentava nessuno, non incontrava nessuno ed evitava ogni occasione sociale, ma andava a lavorare regola regolarmente. No, andava a lavorare, diciamo, andava a lavorare. E loro in quella casa avevano un Labrador, tra l'altro super carino, un Labrador che era l'unico amico di Sonia e lei passava un sacco di tempo con il suo Labrador. Hanno descritto la sua vita? Cioè, il fatto che lei non uscisse mai, che uscisse solo per lavorare, come una cosa incredibilmente assurda. E io credo che siamo in molti a fare questa vita. Cioè, in realtà, non. non boh. al tirocinio, mentre lei faceva il tirocinio in, per fare l'infermiera. La descrivono come una tipa molto introversa, taciturna, che si fa i cavoli suoi, ma una cosa particolare che dicono è che lei era molto, sì Valerio lo ero assai, eh, è che lei era molto indecisa ed insicura e questa cosa sul lavoro non giocava a suo favore proprio perché nel momento in cui c'era un'emergenza succedeva qualcosa per cui bisogna... A girare alla svelta lei si faceva cogliere dal panico perché non sapeva come reagire ai problemi, no? C'era un problema, c'era: oh mio dio, oh mio dio, cosa facciamo? Co oh mio dio, non so cosa fare, non so cosa fare e si metteva a piangere. Quindi alla fine, se un'emergenza lei diventava la, la seconda emergenza, non era molto d'aiuto come infermiera. Quindi diciamo che il sogno di fare l'infermiera, ma poi nella realizzazione di questo sogno non si è rivelata molto all'altezza. E secondo me è successo questo Lei aveva moltissima aspettativa su di sé Infatti se vedete anche quando fa i concorsi per entrare come infermiera Arriva sempre per prima sì, È una secchiona Cioè lei a livello teorico di infermieristica è una secchiona, sa tutto Il problema è che una di quelle persone secondo me Che va in alta performance Cioè in richiesta di se stessa di alta performance Proprio perché ha studiato tantissimo, sa tutto ma quando si trova a dover fare le cose pensa troppo, si giudica, pensa a cosa pensano gli altri, pensa in quanti modi potrebbe sbagliare e va in, come dire, overthinking rispetto a questo, in overansia per cui non riesce a reagire e solitamente succede che lei rimane lì così e aspetta che agiscano gli altri. Quando lei comincerà a fare il suo primo lavoro da infermiera, verrà assunta all'ospedale Valduce di Como. E lavorerà in questo ospedale per ben sette anni, dal 93 al 2000, e lavora nei reparti di chirurgia generale, endoscopia e pronto soccorso. Quindi non stiamo parlando di un'infermiera. Mm, come dire, è fondamentale, ok? Stiamo parlando di un'infermiera che ha delle grosse responsabilità. Comunque, ciononostante, non si comporta da infermiera modello, perché la problematica che dà più spesso è legata alle sue assenze spesso ingiustificate. Cioè, lei di punto in bianco si assenta per giorni. Due, tre giorni, poi torna, senza avere effettivamente una spiegazione chiara, torna con dei certificati medici con scritto la paziente è indisposta oppure malessere generale, cioè non ha mai un certificato medico con una diagnosi o una patologia che. In qualche modo, per esempio, depressione maggiore Dici ok, quindi ci sono delle volte in cui ha dei crolli e non riesce a venire a lavorare Però non faceva scrivere al medico eh, la paziente ha problemi depressivi o problemi di salute mentale Faceva scrivere indisposta, non si è sentita bene o cose molto vaghe E quindi nessuno capiva perché effettivamente lei si assentasse così spesso C'è anche da dire che forse, mi... e qui lo chiedo a voi perché non è il mio campo, eh, e lo chiedo a voi se lei avesse ammesso di essere una persona malata di depressione, avrebbe per caso inficiato il suo lavoro? Cioè, avrebbe rischiato il licenziamento poiché un'infermiera depressa è rischiosa per la salute eh, dei pazienti? Come poi è stato? Chiedo, chiedo a voi, sicuramente tra voi c'è qualcuno che lavora in ospedale e lo sa. Perché io penso, ma avere un ruolo di responsabilità, cioè avere nelle mani un paziente... Tra la vita e la morte Per cui la tua opera è fondamentale Per la sua vita La sua sopravvivenza Il fatto che tu abbia un disturbo mentale Non ti rende in qualche modo Non adatto a ricoprire quel ruolo? Cioè dovrebbero A parte che so che nei test Per assumere ehm, Anche le infermiere C'è il test psicoattitudinale Però lei lo aveva passato eh, Però bisogna anche capire questo test lei l'ha fatto magari nel 93 e lì l'ha passato. Magari nel 97 non l'avrebbe passato, cioè non, non so. Una volta, addirittura, per saltare il lavoro, si è inventata che era morta sua mamma. Che è viva. Mi sembra di capire quindi insomma non è morta. E niente. Cioè, lei sostanzialmente nascondeva questa sua de depressione. Nel 2000 si licenzia lei dall'ospedale del Valduce e lavorerà in diversi ospedali privati, case di cura, sempre eh, in Lombardia. Durante questo periodo, comunque, di lavori vari. La sua depressione non migliora, anzi, la sua condizione psicologica, per quanto venga sempre seguita, è eh, perché Sonia si fa sempre seguire anche se cambia medico spesso e non è proprio così ligia a presentarsi agli appuntamenti, però insomma, in qualche modo, psicofarmaci li prendeva. Eh, comunque, la sua condizione peggiora. E in questo periodo, tra l'altro, eh, abusa, comincia ad abusare di psicofarmaci. Si droga, li diventa una drughäh. Diventa in tutto e per tutto una drughäh. Perché lei quello che, che vuole era dormire, annullarsi e nascondersi dal mondo reale. Questo era il suo grande desiderio. Tra l'altro lo dirà lei stessa. Che era quello il suo obiettivo. E diceva anche, dice lei stessa, ammette, che in questo modo, cioè lei prendendo tutti questi psicofarmaci e cadendo in un sonno profondo, dalla quale è anche difficile svegliarla, eh, in questo modo riusciva a delegare, bravi raga, riusciva a delegare tutte le responsabilità e le incombenze della vita a chi gli stava intorno, quindi o ai genitori o al suo ragazzo. E questo è un tipico atteggiamento da dipendenza emotiva. Cioè, eh, colei che eh, in qualche modo non vuole prendersi carico della sua vita e della sua esistenza e delega sempre a figure che eh, vogliono che si prendano invece questo macigno, questa responsabilità al posto suo, è tipico abbastanza di una persona dipendente, affettiva. Sì, sì, era fidanzata, conviveva con il ragazzo là. Infatti, quando è stata arrestata ancora conviveva con lui. Comunque a questo punto la sua condizione diventa talmente grave e le sue richieste di attenzione cominciano a diventare inascoltate anche da parte del suo ragazzo e in particolare per, att per attirare l'attenzione non in particolare diciamo solo del ragazzo ma in generale di tutti perché lei vorrebbe essere vista in questo suo disagio fa diversi tentativi di suicidio. Che poi non sono in realtà reali tentativi di suicidio. Cioè lei non si muove con l'idea di uccidersi. Lei si muove con l'idea di farsi del male al punto di preoccupare qualcun altro per la sua condizione. Sono delle richieste di attenzioni estreme. Per far notare che si ha un disagio effettivamente, anche se non si vede da fuori. Cioè, questo è il tipico atteggiamento di chi soffre interiormente, non viene ascoltato, non viene curato adeguatamente e ha bisogno di dimostrare all'esterno che c'è un dolore interno. E quindi se nessuno ti caga finché tu hai dei sintomi non evidenti all'occhio, allora tu te li provochi evidenti all'occhio in modo tale che qualcuno per te si preoccupi. Questa è la logica. Quindi il 4 agosto del 2002 lei stava guidando la sua macchina e a un certo punto le viene un'idea, eh, ve lo leggo testuali parole dalle dichiarazioni di Sonia, dalle sue parole, lei dice, quella sera era mia intenzione farmi del male, non so dire per quale ragione volessi farmelo, era sera e di punto in bianco mi è venuta questa idea, adesso vado fuori con la macchina e faccio un incidente. E quindi prende la sua macchina. E eh, stava mh, guidando per la salita Cappuccini a Como. Adesso io non la conosco questa strada, ma magari chi è di lì la conosce. E ha deciso di schiantarsi dritto per dritto contro il muro. Non si fa chissà quale danno, perché se la cava con qualche punto, eh, una frattura e il collare. Insomma in qualche giorno viene dimessa Quindi non ha raggiunto il suo obiettivo Poiché appunto i familiari Poi soprattutto a questo punto La famiglia si rende anche conto Famiglia le persone che stanno accanto Si rendono conto che lo ha fatto apposta E quindi viene anche da incazzarsi Per cui la sua richiesta d'aiuto Non è stata ancora una volta ascoltata Certo Sonia Non è che sai comunicare bene eh però c'è anche da dire dall'altra parte che forse non ci si è posti le domande giuste o forse non ci si è preoccupati abbastanza. Perché queste sono proprio richieste estreme. Nel 2003, invece, ne farà un altro di Atos mezzo suicida. Dico mezzo suicida perché. Praticamente la ricoverano al pronto soccorso con una ferita all'avambraccio. E lei racconta: sentite l'istriona proprio classica. Lei racconta di essere stata colpita, stata accoltellata da un suo paziente affetto da psicosi paranoide. Ecco, qua è cambiata la tecnica. Ovvero non è più mi faccio del male per attirare l'attenzione perché mi avete detto che sono stata io, ho fatto tutto da sola, allora non era abbastanza. Mi faccio del male da sola, poi invento di essere stata aggredita da qualcun altro così magari qualcuno si preoccupa per me, qualcuno può badarmi, qualcuno può preoccuparsi per me per favore, c'è qualcuno che mi ha aggredito ma cattivo. <ride> e quindi capite eh, ragazzi, è, è una persona che sta tentando in tutti i modi. Di farsi badare da qualcuno c'è il cartello luminoso scritto, Badami 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 Il marito Anche a me fa pena eh. Anche a me fa pena veramente e, um, Il marito in tutto questo Era anche un po' scocciato Rispetto alle sue continue richieste d'aiuto Che ormai erano state eh, Come dire interiorizzate da lui Come atti esagerati Come quello che si è sbattuto contro l'armadio E scivolava il rallentatore Per farmi vedere quanto soffrisse Il fatto che l'avevo mollato Cioè da parte di chi è dall'altra parte, purtroppo la reazione che ti viene è anche un po' di, eh, dai, però anche meno. Cioè abbiamo tutti i problemi nella vita, eh. Solo che la sua era una condizione che andava avanti da anni e anni e anni e chi se ne doveva preoccupare, effettivamente, non se ne è preoccupato abbastanza. Cioè, la, mettiamola nella clinica, ma sì, dentro e fuori, come gestisce i psicofarmaci? Da sola, chi se ne frega, eh, fa abuso di psicofarmaci, ma nessuno se n'era ne accorto. Cioè, vabbè. Comunque lei in tutto questo continua a lavorare in ospedale come infermiera, eh? Cioè lei tenta il suicidio, viene ricoverata, perché... però continua a lavorare in ospedale, tranquilla, a posto. Comunque, ehm, dal settembre al novembre del 2003, quindi stiamo parlando di due o tre mesi, lei lavora all'ospedale Sant'Anna di Como, dove... Non riesce a superare il periodo di prova, perché quei due o tre mesi che ha lavorato erano periodo di prova, non li riesce a superare a causa delle assenze ingiustificate che faceva in continuazione. E poi, perché in questi due mesi, due mesi abbondanti, sono morte otto persone in quell'ospedale. E qui hanno detto: Ma che questa porta sfiga? Non viene al lavoro, porta pure sfiga quando c'è, muoiono tutti. Ma andiamo a cagare. A questo punto lei si prende un anno sabbatico perché il licenziamento in una persona così ambiziosa che teneva così tanto alla sfera lavorativa, anche se non si presentava a lavorare, però ci teneva, eh, la prende malissimo, la prende come un fallimento, la prende come una tegolata dietro al collo e quindi a questo punto ha un rifiuto verso il lavoro. E si prende eh, un periodo in cui non va a lavorare, non fa niente e si concentra su guarire e fare terapia. Brava, ok. E quindi prende una nuova psichiatra e vuole ricominciare un po' da capo a fare un percorso con la psichiatra. Dopo qualche mese, questa psichiatra le dice: Ma tu per guarire devi assolutamente tornare a lavorare. Perché? Eh, e ci sta come consiglio, perché una persona depressa, anche solo il fatto che abbia un obiettivo nella vita o abbia un motivo per svegliarsi la mattina, è bene. Chiaro che la psichiatra non poteva immaginare che facendola tornare a lavorare, lei poi avrebbe cominciato a fare della a mietere delle vittime, a fare la serial killer. Quindi, vabbè, lei inizia quindi torna a lavorare e sarà proprio in questa occasione che verrà fuori il suo vizietto mh, di, 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 di mettere a dormire le nonnine. E questo per dirvi che eh, adesso vedrete anche come va a finire questa storia e le vittime di, di Sonia ovviamente non sono certe perché come vi ho detto all'inizio è davvero difficile eh, beccare serial killer di questo tipo poiché eh, le persone in ospedale muoiono soprattutto se tu vai a prendertela con un paziente che è già tra la vita e la morte in condizioni critiche. Difficile andare a comprendere che ci sia stata la manomissione da parte di un infermiere nel, nella morte per arresto cardiaco perché poi morivano per arresto cardiaco. Quindi eh, si pensa che lei abbia iniziato qui i suoi delitti, ma si suppone che vabbè, in realtà ha iniziato anche prima. La psichiatra come si sente in colpa, esatto, ma io non mi sentirei in colpa al posto suo Proprio perché questo è un consiglio più che logico in una terapia Comunque, lei nel 2004 vince il concorso per lavorare al Manzoni di Lecco Che è tra l'altro l'ospedale dove verrà arrestata il 14 dicembre del 2004 Quindi quell'anno lì ha fatto tutti i patatrack Comunque, vi dico solo che lei arriva tra le prime in, gradu in graduatoria e per riuscire a ottenere questo lavoro si era impegnata aveva studiato tantissimo. Infatti, questa cosa, anche quella psichiatra, è una cosa vista in modo positivo. Cioè, wow, questa si è ripresa, si impegna, fa cose, almeno quando pensa a lavorare non è depressa, quindi yeah! E per Sonia sembrava davvero un nuovo inizio. Era più serena quando ha cominciato a lavorare in questo ospedale. Le sembrava di non essere mai stata così felice in vita sua. Il problema è che dopo pochissimo, dopo un mese. Lei ripiomba di nuovo nella depressione. Mi viene da pensare che sia un po' eh, magari il rapporto che aveva con i colleghi che era pessimo. Il fatto che lei non riuscisse mai a integrarsi, il fatto che forse. beh, vedete, arriva tra le prime, in graduatoria. Quindi a livello teorico è top. Poi si scontra sempre con la sua incapacità pratica, con la sua insicurezza, col fatto che poi, quando c'è l'emergenza, lei non è in grado di agire. E quindi di nuovo un altro schiaffo, a mio parere. E quindi niente, qua farà un tentativo di suicidio eh, in questo periodo che a me pare in tutte e per tutto una confessione, cioè davvero inquietante, poiché lei cercherà di suicidarsi in casa sua, prendendo ovviamente gli strumenti dall'ospedale. Iniettandosi aria nelle vene. Ma attenzione, è un tentativo piuttosto grossolano, poiché appunto non riesce a legarsi il laccio emostatico. Fa dei tentativi, ma non ci riesce. Allora, raga, ce la fanno i drug gamers, Ce la fanno quelli drogati che sono là con la schiuma alla bocca, che comunque riescono a mettersi il laccio? Un'infermiera professionista che lavora da più di dieci anni non ce la fa? Cioè, boh, mi è apparso un po' strano, però va bene. Comunque, non è riuscita a allacciarsi il laccio, va bene, e non è riuscita nemmeno a trovare la vena. Pensate, e quindi poverina, eh, siccome non è riuscita a trovarsi la vena, si è iniettata l'ossigeno solo sottocutaneo. Quindi aveva qualche bollicina lì così sottocutanea. Ovviamente, appena l'ha fatto, contentissima di poter far vedere qualcosa, al moroso l'ha subito chiamato. Oh, vieni qua a vedere! Mi sono suicidata! Guarda, mi sto suicidando, sto morendo, ciao! Lui le dice a zia: vabbè che quella è sottocutanea, ne ha manco beccato la vena, ma vaffanculo. E quindi lei a quel punto, di nuovo, che non viene ascoltata. Però questa è una manifestazione molto rivelatoria. Cioè, ha fatto su se stessa quello che stava facendo sui pazienti, poi. Comunque, in occasione del suo lavoro in questo ospedale, le daranno due, due nomignoli, due soprannomi di cui non siamo a conoscenza. Uno, perché era sempre assente, e quindi diceva tipo: Ah, ma non c'è mai. E uno, perché quando c'era lei succedevano sempre delle tragedie, succedevano le emergenze o le morti improvvise. Quindi dicevano che portava un po' a sfiga. Eh, può essere, può essere, infatti. Comunque, quando moriva un paziente, una caratteristica di Sonia è che quando moriva un paziente tornava a casa e lo raccontava ai suoi genitori e fidanzato. Con un po' troppo dolore, un po' troppa enfasi, considerato che invece in ospedale lei era proprio gelida, algida, non mostrava emozioni. Ma quando tornava a casa, oh mio Dio, è morta questa signora! È morta, ah, che dolore, la famiglia! Da parte dell'infermiera, insomma, sembrava un po' strano. E qualcuno ha anche pensato che lo facesse in particolare con le vittime. Che erano le sue, diciamo, perché in qualche modo, secondo me, nella sua psiche c'era una voglia di attirare l'attenzione rispetto a quello che faceva alle vittime, ma sapeva che non poteva dirlo apertamente. Quindi, qual è il miglior modo per attirare l'attenzione su una vittima che hai fatto tu? Ma senza dire che l'hai uccisa tu, ma che in qualche modo hai una parvenza di cagaggio rispetto a ciò. Parlare della vittima e dire quanto tu stai male, tu, 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 io, io sto soffrendo per la morte di quella vittima che ho ammazzato io, ma voi non lo sapete, è morta Sì <ride> È morta la signora, no, no, non l'ho, ma è morta. Capite? Cioè, secondo me era sempre una sorta di... Eh, badatemi, badatemi, badatemi. L'ho ammazzata io, però nessuno lo sa, nessuno... Ah, quanto sto male, ah, nessuno lo sa. Poi magari c'è anche quella sorta di brividino nel parlare di quella persona lì, che c'è lo zampino tuo, e quindi ne vuoi parlare un po' come, come fetish, no? io ce l'avevo sta cosa, la facevo, non quando ovviamente non vittime, ovviamente non vittime. Però quando facevo qualche misfatto, eh, oppure non lo so, tradimenti vari adolescenziali, parlavo della persona eh, con cui magari avevo tradito e ne parlavo, tipo "Ah, ma hai saputo quello, ah eh, che dolore". Perché mi titillava l'idea che quell'altro potesse in qualche modo pensare a quella persona, ma non cogliere quello che stava nascondendo, andandoci molto vicino, ma senza coglierlo. È un gusto croccantino, è un gusto croccantino. Scusatemi, ero una brutta persona. È potere, esatto, è potere, è potere, è potere. Comunque sia, ehm, in ospedale, lì al Manzoni, notano che il tasso di mortalità in quell'anno del 2004 era pazzesco, altissimo, e c'è stato proprio un picco dopo l'estate del 2004, guarda caso, quando Sonia comincia a lavorare lì. Ovviamente non si erano allarmati subito perché i tassi di mortalità hanno un'oscillazione imprevedibile, non è detto che per forza ci sia un, uh, un problema specifico, però a un certo punto gli interni, eh, gli stessi medici. Si rendono conto che la mortalità è tutta concentrata in un emisettore del terzo piano. Muoiono tutti lì, e diciamo, che cazzo sta succedendo. In particolare succede una cosa. La storia della signora Maria Cristina. La signora Maria Cristina che avrebbe potuto compiere cent'anni, ma l'hanno stroncata a 99. Maledizione. La signora Maria Cristina. L'8 di novembre del 2004, alle 12.18 viene ricoverata al Manzoni. Lei ha 99 anni, appunto, ed è stata ricoverata per una bronchite con di mh, relative difficoltà respiratorie. Forse era Covid. No, dai. Comunque non sembra particolarmente grave. È una paziente che in un modo o nell'altro se la sarebbe potenzialmente cavata. Comunque la paziente viene trasferita nel reparto di medicina 1, le mettono la mascherina per l'ossigeno, ma lei continua a fare la, la rebel, fa la, la, la cicca perché... la cicca mala anzi, perché continua a togliersi la mascherina per gridare quanto si sia rotta le palle di essere lì, si lamenta, vuole tornare a casa, insomma... Uh, fa la bambina. Ecco. Insomma, era un po' una paziente così fastidiosa per questo. Alle ore 14 c'è il cambio di turno ed entra Sonia in servizio. Lei uh, solitamente prepara tutte le, le, le fiale, le, le siringhe da somministrare ai pazienti. Le mette sul carrello e fa il giro dei pazienti. Entra in camera 29 dove c'è la signora appunto Maria Cristina. Insieme alla figlia che è lì. E deve insomma, somministrare gli antibiotici. Il problema è che Sonia a un certo punto estrae un siringone enorme, grosso così, e eh, fa per fare l'atto. Poi lo nasconde tra il polso della paziente e il materasso. Lo, lo lascia lì. Poi guarda la figlia, che era seduta lì accanto. E la guarda un po' come per capire se lei ha, ha, ha capito quello che sta facendo, se ha in qualche modo guardato sto siringone. E dopo un po' le dice, esca, esca, è un'emergenza, adesso deve arrivare il medico. La figlia quindi esce. Che matta, lo fa davanti alla figlia, lo stava per fare davanti alla figlia. La figlia esce, sta fuori per 5 minuti e poi a un certo punto esce la caleffi così tipo ricoperta di sangue È un'emergenza, aiuto, emergenza, i medici arrivino, corrono, tutto quanto La figlia entra in stanza per vedere questa emergenza, vede a parte la caleffi completamente ricoperta di sangue e anche la, la mamma, la, la signora, completamente ricoperta di sangue, si è sul materasso che per terra ha schizzato ovunque e quindi sembrava una carneficina. Insomma, in pochi minuti la signora muore. Alle 15.14, appunto, viene registrato il decesso per arresto cardiaco. Ed è l'ennesima morte strana all'ospedale eh, di Lecco. Per cui richiedono l'autopsia e fanno un'autopsia. Perché è un po' stranina. È l'ennesima. Eh? Dicono: Dai, stavolta, facciamo un po' un'autopsia. Anche perché i familiari erano incazzati come delle bestie proprio per il trattamento ricevuto da Sonia. Perché loro, nel momento in cui eh, la figlia è uscita e loro sono poi rientrati e hanno visto tutto questo sangue. Sonia era sì a dare l'allarme, ma nei confronti dei familiari era estremamente fredda e scocciata per la loro preoccupazione. E quindi, loro l'hanno definita come maleducata, priva di empatia. Uh, assolutamente inadatta al lavoro che faceva. E tra l'altro la figlia aveva visto sto siringone strano e aveva cominciato a dubitare un po' di questa infermiera. A dire: Forse ha combinato qualcosa. Però chiaramente pensavano che lei nascondesse un errore, non pensavano mai a un'intenzionalità, no? Quindi, comunque, anche la famiglia insiste perché vengano fatte ulteriori indagini sulla morte della signora Maria Cristina. Insomma, durante l'autopsia, tra l'altro, c'è il medico legale che spiega il tipo di, di esperimento che fanno per scoprire sta cosa. Ed è interessantissimo. Cioè, praticamente loro prendono il cuore, e ve lo spiego in soldoni rispetto a ciò che ho capito io, poi sicuramente se c'è qualche medico all'ascolto eh, lo saprà spiegare meglio di me. Allora, prendono il cuore, lo immergono nell'acqua e vedono se fa le bolle, mi sembra di aver capito questo, per capire se c'è dell'ossigeno dell nel sangue. E insomma, scoprono che effettivamente fa le bolle e quindi c'era dell'ossigeno nel sangue e quindi chiaramente c'è arresto cardiaco perché queste bolle di ossigeno impediscono al sangue di raggiungere il cuore, quindi di poterlo alimentare e il cuore si ferma in pochi minuti. Si chiama embolia gassosa indotta. Ecco, cioè qualcuno che induce ossigeno nel sangue. Chiaramente, se tu ne fai una, una piccola dose, potrebbe anche essere che te la cavi, ma la morte arriva più velocemente, spari l'aria dentro e quindi più quantità di aria ci metti dentro. Cioè, se ne metti poca muori lentamente, se ne metti tanta muori in fretta. Comunque, la famiglia della, della povera nonnina eh, ci rimane di merda ed è convintissima che sia colpa dell'infermiera proprio per il suo atteggiamento. Vedete, se. Lei si fosse comportata in modo normale, cioè avesse continuato a comportarsi tipo in maniera preoccupata? Oddio, no, familiari, poverini, la signora, cosa è successo improvvisamente? Però effettivamente non l'avrebbero mai beccata. È stata la famiglia che ha notato che lei aveva un atteggiamento non da classica infermiera Che aveva un atteggiamento un po' strano E quindi hanno, hanno voluto indagare Ma se non fosse stata per la famiglia questa Chissà quanti ancora ne ammazzava prima di essere beccata A questo punto il medico legale consegna il referto no, in procura E dice oirà oh, Ragà, qua hanno fatto un'embolia gassosa indotta, qualcuno ha ucciso questa paziente. Per quanto in condizioni critiche fosse, per quanto anziana fosse, l'hanno uccisa. A questo punto la procura decide di indagare per omicidio. E Sonia, quando capisce di essere iscritta nel registro indagati per omicidio, reagisce malissimo. Si offende, ma io sia mai, uh, ma siete matti, non avrei... Mai potuto fare una cosa del genere? Ci deve essere un errore e bla bla bla. Insomma, la procura fa una ricostruzione rispetto agli eventi. Ne dicono che quando Sonia è entrata nella stanza 29 avrebbe teoricamente dovuto eh, staccare la pompa della Flebo, aprire il gommino, iniettare la medicina con la siringa e riaprire la pompa della Flebo. Non so se, avete, se siete mai stati in ospedale, ma questa è la. Proprio io me la ricordo: è una routine praticamente, una specie di rituale. Quando arriva l'infermiera, fa sempre questa operazione. Cosa, la pompa della la Flebo è tipo quella rotellina? Tira sulla rotellina, prende il coso, cosa infila dentro la. cioè, insomma, ti inietta la cosa che ti deve dare, che c'hai già la Flebo inserita, te la inietta semplicemente dentro, e poi cosa chiude e se ne va. Cioè, eh. sono un'esperta, ormai sono stato un sacco in ospedale. Però la figlia ha notato che durante questa operazione c'è stato un versamento di sangue nella siringa, che è una cosa che può capitare in realtà un po', ma lei ne aveva visto tantissimo. E quello è il momento in cui l'infermiera ha detto, esci, che c'è un'emergenza, adesso chiamare il medico, tu devi uscire. A questo punto si ricostruisce che Sonia ha staccato la siringa dove stava dando l'antibiotico, dove c'era stato il versamento. Prende un'altra siringa, la riempie d'aria. E farà cinque iniezioni velocissime e spintissime di aria, da 10 cc. Quindi inserisce in totale eh, 50 cc di aria nelle vene della povera signora. Tra l'altro, insomma, eh, adesso capiremo anche un po' dalle parole di Sonia come viveva in questi momenti, ma lei li viveva con una grandissima ansia e fretta di fare velocissimo perché sennò sarebbe stata beccata. Cinque iniezioni, sì sì, fa taf, taf. Così. Però... Smette soltanto nel momento in cui vede che Maria Cristina comincia a rantolare, cioè lei va avanti, fa, fa, fa. Viene presa da una specie di foga per la quale non riesce a fermarsi, come una compulsione, e finché non vede una reazione da, da parte del paziente, lei non smette, continua. Poi quando vede la reazione, è come se si svegliasse dall'incanto e dice, cazzo, è successo davvero, e comincia a chiedere aiuto. Fine empatia verso Sonia Caleffi. Esatto. Esatto, insomma gli inquirenti ovviamente concentrano subito le indagini su Sonia anche perché tutti puntano il dito su di lei. Controllano le intercettazioni di Sonia e si fanno un quadro di personalità di Sonia, fanno un profilo di Sonia di personalità e si rendono conto che ha una personalità davvero particolare, cioè non è una tipa ordinaria con una vita normale. Anzi, capiscono immediatamente che soffre di depressione anche dalle conversazioni che ha al telefono e capiscono che prende psicofarmaci che le danno degli effetti collaterali che lei soffre molto, infatti li chiama le bombe quando prende i farmaci chiama proprio questa, le bombe che mi hanno fatto male, no? E capiscono anche, eh, tra l'altro, l'ho visto il carabiniere che ha fatto le indagini, che stava ridendo, quindi chissà che cazzo ha sentito. Eh, ha detto è una bugiarda patologica con tutti, faceva credere illusioni a chiunque diceva una cosa una perché voleva sentirsi quella e diceva l'esatto opposto a un altro perché voleva sentire quello. Quindi eh, loro sono divertiti, diciamo, perché vedevano una Sonia che. Che cambiava radicalmente a seconda di con chi si, mh, si rapportava. Tra l'altro, notano anche che lei ha una vita sentimentale che è un casino. Cioè, convive con uno, che è quello là che vi dicevo prima, ma aveva anche un amante fisso, quindi aveva due relazioni fisse, il convivente e l'amante, e poi aveva gli scopo amici. scopamici. <ride> ecco. Adesso voi mi direte: ma com'è possibile se era una con scarsa autostima che si sentiva un cesso e che non si sentiva apprezzata da nessuno? Ecco, in realtà qui tutto torna. Perché quando tu ti senti un cesso e non ti senti apprezzata da nessuno, è come se volessi collezionare i feedback positivi da parte degli altri come se fossero fondamentali per la tua autostima. Cioè, è l'insicuro il massimo traditore. Perché ha bisogno di conferme continue dall'esterno del fatto che lei può piacere. E quindi questa cosa dell'infedeltà e della sua attività sessuale con così tante persone deriva proprio da questo. Cioè dal fatto che lei ricercasse continuamente conferme del fatto che non fosse così un cesso come lei si sentiva. Comunque faranno anche una perquisizione a casa di Sonia. E quando entrano si spaventano. Perché trovano la casa che è un bordello. Sembrava che fosse esplosa una bomba dentro. Ci sono vestiti accatastati ovunque, sporchi puliti insieme. Sporcizia, proprio rifiuti accatastati avanzi. Puzza di, 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 di marcescenza il gatto, e tra l'altro mi chiedo: ma sto fidanzato, cioè, dove viveva con lei che schifo. Il gatto che mangiava sul tavolo, cioè, quando sono entrati non è messo il gatto che mangiava sul tavolo gli avanzi marci, e tre lettiere dei gatti sporchi e puzzolenti di merda, in cucina. Cioè, e poi eh, una cosa che attira la loro attenzione sono le letture. Perché ci sono molti libri a casa di Sonia, ecco, sappiate che se vi fanno una perquisizione a casa fanno sempre molta attenzione ai libri che leggete, quindi attenzione e sia mai che avete un trattato sul satanismo filosofico, perché dopo, dopo è finita e eh? dopo li avete ammassati tutti perché siete capi di una seta satanica. <ride> comunque, comunque eh, trovano moltissimi libri sulla depressione, sull'anoressia e tanti, tanti, tanti libri sulla morte. E lei, insomma, risulta essere un personaggio molto attratto dalla morte, dal concetto della morte, l'aldilà e tutto il resto. E qui io l'ho collegato, come vi dicevo all'inizio, alla professione del padre. Che secondo me, lei avendo il padre becchino, un po' di fascinazione per la morte forse ce l'ha avuta anche per questo. Comunque, i, i suoi romanzi che leggeva e rileggeva più volte, quindi proprio quelli preferiti, quelli che eh, leggeva di più, sono. «Donne invisibili» di Fabiola de Klerk, «Sprecata» di Maria Hornbecker, «La morte è amica» di Maria de Henzel. e eh, soprattutto, quello più letto e suo preferito era «Veronica decide di morire» di Paolo Coelho. «Sprecata» è molto bello, mi dice Anna. Ok, questi sono i suoi romanzi prefe. Non so se ne avete letto qualcuno, se li conoscete. Comunque, il quadro non è molto allegro, insomma, della ragazza. Ma la cosa più bella è quando trovano il taccuino. Ma perché ogni cazzo di serial killer ha il taccuino delle vittime? Sempre. Hanno sempre il taccuino. Anch'io ho un taccuino, in effetti. Però ce l'ho delle conquiste. Ho il taccuino degli uomini, non ho il taccuino dei morti. Vabbè, comunque aveva il taccuino. Con questo taccuino... Lei aveva scritto dei numeri che effettivamente, guardandoci a posteriori, corrispondevano ai letti di ospedale assegnati a Sonia e c'erano tutti i pazienti segnati. Così, in questo modo, lei sì, teneva, teneva sott'occhio l'andamento dei pazienti, scriveva le patologie, scriveva i farmaci che prendevano, scriveva tutte le, le, le cose, no? E quando questi morivano, accanto ai nomi metteva delle croci, che l'altro faceva con, le, con la biro così più volte... Così, con scritto di fianco Ei fu oppure Ella Fu Comunque la arrestano perché hanno abbastanza indizi su di lei E una volta arrivata in questura lei confessa tutto Si apre come un sacco di patate Si eh, svuota di questo peso E ammette di aver inoculato aria nelle vene dei suoi pazienti Tra l'altro eh, dice anche di averlo fatto quando si trovava sola Solo quando si trovava sola e di averlo fatto con cinque pazienti, e fin lì ne avevano scoperto solo uno, quindi lo dice lei che sono cinque. Ok, comincia a esserci una grande domanda da farsi: perché? Perché il movente è sicuramente la cosa più interessante di questo caso. Allora, lo chiedono a lei. Inizialmente lei dice che eh, non voleva in realtà cagionare la morte, lei voleva soltanto peggiorare le loro condizioni e dice che non sa bene per quale motivo lo abbia fatto. Inizialmente è confusa, dice: boh, vabbè, non lo so. Tra l'altro dice di non aver mai premeditato queste azioni e che le veniva come un impulso ad un certo punto le veniva questo impulso di farlo e quindi lo faceva, non era una cosa premeditata. Comunque, lei dirà anche che non, non si sa spiegare perché avesse fatto queste azioni proprio perché quando le compiva dopo si sentiva peggio. Ma adesso vi spiego: vi spiego io perché si sentiva peggio. Perché? Lei faceva questa cosa di peggiorare le condizioni del paziente che era affidato a lei per attirare l'attenzione su di sé e poi arrivare a fare l'eroe e salvare la vita al paziente. E quindi stare al centro dell'attenzione e salvarlo. Il problema è che non lo salvava, oppure lo salvavano altre persone. Perché nel momento in cui arrivava il momento di muoversi e far dimostrare di essere una brava infermiera, lei andava, andava in ansia di prestazione e non riusciva a fare niente. Quindi poi ci riprovava ogni volta. Ed è per questo che l'ha fatto diverse volte. Alcune volte ha solo effettivamente peggiorato la situazione senza uccidere. E ok, però ci sono state delle volte. Lei dice cinque, lei dice solo cinque, solo <ride> in cui ha effettivamente ucciso il paziente. Uh, questa è considerabile, vista questo punto di vista, è considerabile una sindrome da Munchausen. Di Munchausen per procura, ovvero ti faccio stare male in modo tale poi da salvarti, così ci faccio la figura della figa. Lei aveva bisogno di riconoscimento, lei aveva bisogno di essere vista in qualche modo. Uh, adesso vi racconto, cioè vi leggo quello che lei ha detto con le sue parole. Dice, lei innanzitutto chiede scusa a tutti quando deve spiegare il perché ha fatto questa cosa, chiede scusa a tutti e dice, mi dispiace molto per quello che è successo e chiedo perdono se è possibile. Non volevo che finissero così quei pazienti, io praticavo quegli interventi perché mi piaceva che tutti accorressero in tempo a salvare i pazienti. Traduzione, mi piaceva che tutti accorressero in tempo per guardarmi salvare i pazienti, che poi io non ero in grado di farlo e quindi mi facevo da parte guardavo loro salvarli e mi sentivo sempre più impotente, quindi ci provavo anche la volta dopo, fallendo ugualmente e odiandomi sempre di più. Per questo provavo depressione maggiore. Dopo aver compiuto gli atti. Non perché li compivo, ma perché fallivo nel mio intento. Comunque lei descrive il momento in cui decide di fare questa azione non come una presa di coscienza, non come una decisione logica, ma come un istinto, come una compulsione interna che la spingeva a fare questa cosa, come una vocina, non una voce perché non sente le voci, una spinta, una spinta interna che le dice fallo, dai, dai, fallo, dai, fallo, dai, fallo e lei lo faceva. E poi, a sua, a sua discolpa, dice: Però l'ho sempre fatto con persone estremamente morenti. Va bene, ok, beh, allora. Cioè, allora a posto. a posto. Adesso vi, raccon vi, vi racconto, vi leggo delle parole uscite direttamente dalla confessione di, di Sonia. Dice. Io ho bisogno sempre di qualcuno che constati che ho fatto bene una cosa. Se ciò non avviene provo rabbia, mi sento ferita nell'orgoglio, mi sento come un cane bastonato. Invidiavo chi aveva una storia, un'amicizia, invidiavo chi riusciva, chi aveva successo, chi sembrava, uh, chi sembrava avesse sempre più di me, chi fosse sempre più capace di me. Spesse volte ho reagito con un atteggiamento riservato, di quella che si mette in disparte, di quella che se la tira un po'. E invece non facevo altro che invidiare chi aveva una vita normale. Raga, ne conoscete di persone così? Eh, lo so che ne conoscete di persone così, però ammetto la, che ammiro la trasparenza. Poi aggiunge, mi sono sempre sentita inferiore, inadeguata, mi vedo brutta fisicamente. La mia è l'immagine di una persona che non si sente accettata mai all'altezza. Ecco, so che capite come si sente Sonia, so che capite questa sensazione. Eh, chiaro che dire tutte le persone che si sentono così sfociano poi nel è ovviamente una cagata, però... In casi in cui c'è uno squilibrio e si ricade nell'estremo della patologia, si può arrivare a fare questo. Comunque, le fanno una perizia psichiatrica una volta arrestata e a questo punto le diagnosticano un disturbo borderline di personalità che effettivamente aveva la sua maggiore ehm, manifestazione nell'oscillazione che lei aveva tra idealizzazione e svalutazione, cioè l'oscillazione tra. Uh, idealizzazione e svalutazione vuol dire passare da mm, Oh mio Dio, questa cosa è bellissima Questa persona è perfetta, è meravigliosa La persona della mia vita A ti odio, fai schifo, non vali niente Ma nel giro di veramente poco E poi poter anche tornare indietro Cioè nel senso alternare Una mm, idealizzazione e svalutazione per l'appunto E lei lo faceva anche con se stessa Ovvero idealizzazione io che salvo la vita a un paziente Io che sono un eroe Io che vi faccio notare tra le corsie Come l'infermiera top eh, dell'ospedale Iper svalutazione nel momento in cui eh, Avrebbe voluto farlo ma non ci è riuscita Quindi io sono una merda, non valgo niente Non so fare il mio lavoro bla 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 bla. Ecco, questo è solo un esempio Ma lei viveva molte cose così Anche le relazioni umane lei andava dalla psicologa anche prima. Non l'avranno capito prima. No, non avevano capito che era così grave. Non avevano capito che, avrebbe, eh, che sarebbe arrivata a uccidere. Però, e poi non avevano neanche capito che lei prendeva psicofarmaci abusandone come non ci fosse un domani. Dopo una settimana dall'arresto, la notizia di Sonia Caleffi ha fatto il giro d'Italia. E diventa un altro caso di cronaca molto discusso e molto virale. Tra l'altro, nella stessa zona avevano appena concluso la storia delle bestie di Satana e poi salta fuori eh, l'angelo della morte. Quindi, una dottoressa dell'ospedale di Sant'Anna eh, solleva dei dubbi rispetto a una donna morta misteriosamente nel 2003, mentre appunto Sonia Caleffi lavorava lì. E vi ricordate che al Sant'Anna c'erano state quelle probabili 8 morti dovute all'azione di Sonia? Il PM apre un'inchiesta, apre un'indagine per cercare di scoprire se Sonia ha ucciso effettivamente altri pazienti. Quindi cominciano a indagare non solo al Sant'Anna ma anche in tutti gli altri ospedali dove lei ha lavorato. E eh, tra l'altro faranno riesumare anche tutti i cadaveri delle morti sospette, in totale 18. Morti sospette, tutti questi arresti cardiaci improvvisi che magari sono stati dovuti all'azione di, di Sonia. Ehi, il problema anche qui, mi viene da dire, la procura ordina la riesumazione delle salme, cioè devi trovare dell'ossigeno dentro al sangue. Secondo te, adesso io non sono un medico, non... Anna, secondo te un morto secco. Ci può dire quanto ossigeno aveva nel sangue? No, così è proprio a, a, a occhio. D ditemi voi, ditemi voi. Cioè, come com può essere possibile che tu trovi dell'ossigeno? Dentro il sangue di uno che è morto da anni. Comunque, il risultato dall'autopsia non è possibile trovare ossigeno nel sangue delle vittime. Quindi insomma, tutte queste risumazioni sono apparse inutili. Non hanno neanche il sangue, infatti. Per cui non sapremo mai se ci sono state effettivamente delle altre morti per mano di Sonia Caleffi. Secondo me, sì, però non ne possono avere la certezza. Insomma, lei intanto viene ricoverata eh, nel reparto per detenuti al settimo piano del Sant'Anna, che tra l'altro è l'ospedale dove lei aveva lavorato, adesso diventa la, la, la paziente nel reparto detenuti. E la tengono senza lacci di scarpe e con le lenzuole di carta, proprio perché lei ha delle crisi isteriche, ha delle crisi, attacchi di panico continui e minaccia di suicidarsi, e quindi insomma per evitare che faccia cazzate la tengono eh, così. Comunque lei uh, continua a negare di aver commesso altri omicidi, dice che tutti gli omicidi che ha fatto li ha fatti al Manzoni, che il totale sono 5 che lei ha fatto solo le cose lì. Ed effettivamente non ne avremo mai la certezza, avremo il dubbio, ma mai la certezza, perché non sono state fatte le autopsie al momento opportuno. Il 10 marzo del 2005, noi ricordiamoci che lei è stata arrestata... A dicembre 2004 Quindi sono passati 4 mesi Il 10 marzo 2005 Decide bene di ritirare La confessione che aveva fatto una volta arrestata A dicembre E dice che non ricorda di aver ucciso nessuno Cioè lei dice no ma questa confessione non so perché l'ho detta Io ricordo di non aver Massato nessuno, non ho mai ammazzato nessuno Quindi perché mi dovete No no io niente E quindi Ritira anche quella Vabbè il 28 novembre 2005 l'inchiesta sulle altre possibili morti eh, in altri ospedali viene archiviata e quindi la procura ammette che eh, quelli, quelle morti erano per cause naturali. Allora, io ho una domanda, magari è ignoranza la mia, ma ho una domanda. Perché? Se non lo sai, devi dire morte naturale. Cioè, tu li hai resumati per vedere se erano morti per mano di Sonia Caleffi. Non hai potuto scoprirlo. Quindi non lo sai di cosa sono morti. Cioè, sono morti per il resto cardiaco, ma non lo sai perché non sei riuscito a scoprirlo. Che problemi hanno? Io vorrei sapere che problemi hanno le procure a dire non lo so. Ci vuole tanto a dire Mi sono non lo so. O anche a dire mi sono sbagliata. Che non ho ancora capito che problemi hanno a dire: non abbiamo i mezzi per conoscere la verità, non lo so. O a dire: cazzo, alle prime indagini ci hanno forviato, abbiamo sbagliato a dire questa cosa. Effettivamente non era suicidio, non omicidio, scusate. Ma prego, c'è mica problema. Però finché se invece si continuano a incarognire e a portare avanti la loro prima idea perché devono essere coerenti a tutti i costi, allora sì che mi fai girare i coglioni. Lì sì che mi fai già i coglioni. Non si ammetti di aver sbagliato. Anche perché se, eh, come dire, persone illustri ammettono di aver fatto un errore, poi ci sentiamo anche meglio noi con noi stessi o no? Cioè, alla certa, l'errore è umano, non si può pensare che tutto sia perfetto. Comunque, volevo dirvi, tornando alla nostra Sonia, eh, non si può sapere se lei ha ucciso o meno i pazienti dell'ospedale Sant'Anna i precedenti. La procura dice che sono morti in modo naturale. Sicuramente lei non li ha uccisi, quindi va, va bene, ok, a pasta. Comunque, è accusata di 5 omicidi volontari e 2 tentati omicidi, tutti al Manzoni. La perizia psichiatrica la fanno, no? Le dicono che le diagnosticano un disturbo borderline di personalità, ma come sapete i disturbi di personalità non sono considerati, eh, come dire, atti inficianti della, della capacità di intendere di volere, cioè un disturbo di personalità ti permette comunque di intendere di volere e quindi sì, va bene, problematica, personalità patologica, ma... Comunque intatto, uh, intatta la capacità di intendere di volere, quindi vizio di mente, no, non viene considerato. In questi casi hai a che fare con gente incazzata pronta a saltarti addosso, si aspettano sempre tutti che tu abbia la verità in mano. Poi devi anche avere a che fare con i parenti che sono pronti a piantare un casino, diciamo che è sempre tutto un casino del cazzo e sono situazioni molto delicate, tu hai ragione, ma se nell'ottica culturale pubblica di tutti, cioè nell'ottica sociale, implementassimo la capacità di dire ho sbagliato e la implementassimo dentro di noi come possibilità di tutti, poter sbagliare non perseverare ma sbagliare io credo che sarebbe una società più serena in, in generale eh. comunque sia è accusata di 5 omicidi 2 tentati omicidi e perizia psichiatrica dice che lei è in grado di intendere di volere e il 4 luglio 2006 comincia diciamo eh, questo processo lei è così è passata da così a così quindi è molto ingrassata, completamente cambiata, molto probabilmente a causa dei psicofarmaci e il PM chiede 30 anni per Sonia. Lei durante il processo ha una crisi di pianto estrema, soprattutto nel momento in cui il PM continua a ripercorrere nei dettagli eh, tutte le, le modalità con le quali lei avrebbe ucciso i suoi pazienti. E eh, manifestata la sua estrema fragilità durante il processo, considerato tutto, eh, insomma, il giudice alla fine decide di darle vent'anni. Tutti sconvolti. Una serial killer che ha ucciso almeno 5 persone prende vent'anni. Il giudice si difende e dice: Sì, vent'anni perché lei ha confessato. Perché lei, se non avesse confessato, avrebbe sul groppone soltanto un omicidio, perché è uno che noi abbiamo scoperto. Ma è stata lei a dirci di averne fatti cinque. Per cui l'abbiamo accusata di cinque, perché lei ha detto che erano cinque. Quindi, visto che ha confessato anche più di quel che avevamo scoperto, allora. Gli diamo un attenuante, le diamo solo 20 anni. Chiaramente la procura non gli sta bene sta cosa, quindi fa ricorso in appello e chiede che venga riconosciuta anche l'aggravante di premeditazione, ma in secondo grado il giudice riconferma la sentenza a 20 anni, poiché lei ha agito, a suo parere, in preda a un raptus omicida e secondo lui non c'è premeditazione. Secondo me c'era. Però va bene. Insomma, il finale di questa storia è che la nostra Sonia ha eh, scontato 14 anni di galera e il 27 settembre del 2018 è tornata in libertà. Il suo sogno mentre era in carcere è quello di diventare mamma e eh, quando le chiedono come pensa di diventare mamma essendo qui in carcere, lei dice "Ma io ho tanti amici di penna, quando uscirò da qui vedrò con quale fare una famiglia". Grande Sonia, grande E niente, adesso è una donna libera, quindi in qualche modo a 48. Uh, oddio, quando è stata uh, scarcerata aveva 48 anni ed era il 27 settembre 2018, quindi ora ne avrà 51. Mi sembra un po' tardi per avere dei figli, però non si sa mai, sai. C'è sempre l'adozione, per neanche non gliela concedano, eccetera. Comunque. Perché lei ha eh, scontato solo 14 anni se ne aveva 20 sul gruppone? Perché è stata molto brava, ha lavorato, ha fatto un ottimo recupero psichiatrico, il suo eh, disturbo di personalità pare essere gestito in questo momento, lei si sente rinata, non si riconosce più nella ragazza che è entrata a 34 anni in galera. E insomma, tre anni le sono stati tagliati dall'indulto, altri tre anni dalla buona condotta, quindi dopo 14 anni lei ha scontato tutta la sua pena ed è attualmente una donna libera, che vorrebbe che questa vicenda fosse dimenticata e, e buona. Ha fatto la cicabuena, in carcere sì. Sono tutti molto sconvolti, poiché appunto si parla di un serial killer e altre persone, altri angeli della morte, hanno preso tutti l'ergastolo. Senza condizionale, senza attenuanti e senza. Quindi fa un po' storcere il naso il fatto che lei sia stata effettivamente trattata non da serial killer. Cioè, è una serial killer ed è adesso attualmente libera, 50 anni fa la sua vita. È una serial killer, libera, 50 anni fa la sua vita. Cioè, io continuo a ripeterlo perché è strano da sentire, eh. Eh, sì, magari si sta guardando in questo momento, magari guarderà il video su YouTube. Ciao Sonia, se sei qui, vuoi essere intervistata, a me farebbe un sacco piacere, sappilo. Però eh, è strano, mi piacerebbe più che altro parlarle di, del percorso psicologico che ha fatto, come l'ha cambiata, visto che lei dice che eh, effettivamente è cambiata e io vorrei tantissimo credere in questa cosa perché credo nel recupero, credo nel, nella capacità riabilitativa del carcere se fatto bene. E siccome lei dice che ha avuto effetto su di lei, mi piacerebbe parlare con, con lei di questo. Quindi, se sei all'ascolto, zia, sarebbe bello. Uh, comunque, sia. Non è l'unico caso di Angeli della Morte che abbiamo avuto in Italia. Un altro caso che poi in realtà si è svelato fake, ma eh, ha riempito le cronache ed è stato... Uh, vi ricordate l'infermiera di Lugo, che tra l'altro è a 10 km da dove sono nata io, eh, l'infermiera di Lugo Daniela Poggiali, quella che si faceva i selfie con i pazienti morti? Sicuramente. Poiché, appunto, tra l'altro è una notizia recente, perché è del 2014, eravamo vivi tutti e ed era sconvolgente proprio perché fece un sacco di polverone, i selfie avevano indignato no? Uh, tutta l'opinione pubblica e tutto il resto. Ok. Lei era una 44enne, un'infermiera dell'ospedale Umber Umberto I di Lugo di Romagna, che è dove sto io praticamente, dove stavo. E lei è stata accusata di aver ucciso una sua paziente 78enne con un'iniezione un letale di potassio. E viene in primo grado condannata all'ergastolo. Lei effettivamente aveva queste foto che le aveva scattato una collega che le mandavano su Whatsapp, quindi queste foto le hanno trovate tra l'altro sul suo telefono. E i colleghi puntavano tutti il dito su di lei. Adesso vi leggo L'iter giudiziario Che ha dovuto subire Questa ragazza Questa donna L'ex infermiera è stata condannata in primo grado All'ergastolo per l'omicidio Della 78enne Rosa Calderoni A marzo 2016 Quindi condannata all'ergastolo Va in carcere e va in cella Nel luglio del 2017 Viene assolta in appello Quindi eh, Libera 10 mesi in carcere, poi libera. Ma nel 2018 la Cassazione annulla la sentenza e fa ripetere il processo di secondo grado. Ovviamente passano sempre degli anni, no? Quindi nel 2019 fa il processo di secondo grado, viene nuovamente assolta, ma la Suprema Corte nel 2020 chiede un nuovo appello. La, la Poggiali intanto affrontava un altro processo con rito abbreviato per un'altra morte sospetta, ovvero quella della, del 94enne Massimo Montanari. E in, questa, in questo processo con rito abbreviato lei prende 30 anni di carcere. Poi c'è l'appello Ter. Del 25 ottobre 2021 davanti alla Corte d'Assise di Bologna, che assolve definitivamente l'infermiera per tutte le accuse, quindi anche per il processo morito abbreviato, poiché, poiché gli omicidi non sussistono, il fatto non sussiste. Ho detto Cassazione, bene, infatti, infatti per cui insomma eh, finalmente ha avuto giustizia la unica colpa di Daniela è aver fatto i selfie con le persone morte Essersi scambiata questi messaggi Queste foto con le colleghe eh, Con questa fascinazione Vedete il passaggio tra la vita e la morte Queste cose così Però non ha effettivamente ucciso nessuno Lei eh, è stata distrutta da, Dai media Perché considerando che io oggi Ho digitato e mi sono sbagliata A fare la locandina perché ho digitato Sonia Caleffi E eh, la terza foto È questa Vuol dire che effettivamente ancora oggi i media continuano a identificarla come una serial killer e un angelo della morte. E questa cosa le rende la vita difficilissima, proprio perché lei adesso, siccome è stata assolta da ogni accusa per quella fedina penale pulita, lei vorrebbe riprendere a fare il suo lavoro di infermiera. Chiaro, dopo aver scattato quei selfie è anche stata radiata, quindi non so bene come possa riprendere il suo lavoro, però... Il suo sogno è questo, ma è chiaro che finché io digito il suo nome e trovo articoli che parlano di lei come l'angelo della morte che ha ucciso almeno due persone iniettando del potassio in dovena, insomma, no, 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 non è che eh, può recuperare così facilmente la sua vita. Eh, certo, i selfie sono una cosa gravissima da. Però, come dire, da fare selfie di cattivo gusto, pessimi, irrispettosi e tutto quello che volete, a essere una serial killer, c'è cioè la strada, eh? Sbagliare umano? Sì, sì, sì. Certo, ma non meritava di, come dire, passare tutti questi anni, processi per omicidio, galera e tutto. Tra l'altro aveva anche eh, tutti i colleghi contro di lei, che continuavano a dire no, ma è lei perché è una, uh, una fissata con la morte, è malata, cioè, invece non era lei. Sapete che abbiamo un altro angelo della morte, che lo chiamavano l'infermiere di Satana? Ed era un angelo della morte, infermiere satanista, ma satanista davvero. Si chiama Alfonso De Martino ed è appunto l'infermiere di Satana. Perché chi lo ha conosciuto ha sempre detto che indossasse anelli, medaglioni con immagini del demonio. E... No, non era un drughe, era proprio uno fissato con Satana. Non so se, non so quanto ci sia su di lui su internet, perché l'ho visto così eh, un po' son. Comunque, lui è stato eh, condannato all'ergastolo per la morte di tre pazienti, che tra l'altro sono avvenute tra il 1990 e il 1993. Quindi, neanche troppo lontano rispetto alla vicenda della Caleffi. E quindi viene anche da dire, ma dov'è l'ingiustizia? Cioè, perché a lui gli dai... Uh, L'ergastolo e lei è fuori dopo 14 anni. Cioè, boh. Comunque lui uccideva uh, sempre tramite flebo, sempre tramite endovena, iniezioni endovenose di Pavulon, che è un farmaco a base di Curaro. E quindi probabilmente se iniettato provocava la morte. Gli anni 90, un boom di angeli della morte. Ma sai che secondo me c'è stato un boom anche nel periodo COVID. Cioè, non vorrei. Eh, dire delle cagate eh? ma così proprio a, a sentimento secondo me il periodo covid era perfetto per gli angeli della morte quanti angeli della morte ci sono in azione e noi non lo sappiamo anche perché eh, colpiscono molto spesso persone mo moribonde cioè persone che da lì a poco comunque avrebbero perso la vita